Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Parigi, due persone accoltellate vicino all'ex redazione di Charlie Hebdo, fermati due sospetti. L'aggressore è un 18enne pregiudicato. L'aggressione è poco prima di mezzogiorno, due persone sono state trasportate in ospedale in condizioni molto gravi. La mannaia usata per l'attentato è stata ritrovata vicino alla fermata Richard Lenoir. L'autore, secondo la procura, è un 18enne conosciuto dalla polizia per reati comuni. Caso amici alla regione Lombardia, la moglie di Fontana scrisse a fratello dicendo chiama l'assessore, sembra siano molto interessati. In sei messaggi di fine marzo Roberta Dini spiega al fratello Andrea che l'assessore lombardo Cattaneo sembra sia molto attivo nell'approvvigionamento. Ho avvisato la moglie di Cattaneo, che conosco un po', che vuoi dare una mano. Il 6 aprile il patron della Dama scrive a un produttore di tessuti dicendo è stato Cattaneo e mio cognato, il governatore Fontana, a dirmi di contattarla. Legge elettorale, tutti i partiti contro le liste bloccate, almeno a parole, ma divisi sul come. Salvini dice il sistema delle regioni e lo voto subito. Dagli anni Ottanta, con il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, il Parlamento è diventato un organo di ratifica e questo avviene anche a causa dello scadere della qualità del personale parlamentare per colpa di regole inoculate nel sistema. Liste bloccate e pluricandidature. Quindi per recuperare il ruolo del Parlamento occorre una buona legge elettorale. Coronavirus, l'avvertimento del governatore Vincenzo De Luca dopo aver mostrato la curva dei contagi. Due giorni di tolleranza, poi scatteranno le multe da 1.000 euro per chi non rispetta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto 24 ore su 24. Se tra 3 o 4 giorni verificheremo, dice, con i nostri epidemiologi che la cura del contagio si aggrava, noi chiuderemo tutto. Errori marchiani, sviste, plagi e anche frodi, ritirati 33 articoli scientifici sul coronavirus. Molti di questi studi hanno prodotto una concatenazione di reazioni a livello planetario, tali da portare al ritiro di farmaci sperimentali, prima considerati affidabili e consigliati, poi altamente rischiosi, poi nuovamente affidabili, insomma influenzando in corsa le strategie farmacologiche di intere nazioni. La difesa di Becciu, dimissionata dal Papa, appunto, che è stata dimissionata dal Papa in 20 minuti, dice dalla CEA soldi alla COP di mio fratello, dà lavoro a 60 famiglie. Il cardinale convoca una conferenza stampa per spiegare le sue ragioni. Quei 100.000 euro è vero che li ho destinati alla Caritas di Ozieri, ma è nella discrezione del sostituto utilizzare somme di un fondo particolare della Segreteria di Stato destinato alla carità per sostenere varie opere. E poi non sono stati usati perché stanno pensando a un progetto importante per i poveri. I fratelli, appunto, hanno detto accuse false. Cucchi, il PM dice stanchi di inquinamenti probatori, nei carabinieri c'è ancora chi passa atti agli imputati. Verso una nuova indagine, quindi, titolare dell'inchiesta sulla morte del giovane romano dice in aula che alcuni documenti depositati dalla difesa di responsabili su chi e quando abbia passato questi atti, insomma la Procura di Roma disporrà alcuni accertamenti. L'avvocato Anselmo ha detto c'è un Giuda, un cavallo di Troia che lavora per verità parziale oppure fuorviante. Federico Aldrovandi, cosa è cambiato 15 anni dopo la morte del giovane? Gli altri casi, ci sta anche il reato di tortura. I genitori hanno detto non dimenticatelo. Il 25 settembre 2005 la morte del giovane è fermato a Ferrara. Per quei fatti 4 agenti vennero condannati a 3 anni e mezzo per omicidio colposo, condanna ridotta a 6 mesi per l'indulto. Solo 3 di loro entreranno in carcere alla fine. Nonostante la mobilitazione nazionale che chiedeva di destituirli dal servizio, tutti vennero reintegrati e ancora oggi, tranne un pensionamento, prestano servizio. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa, in studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.